Quel nom, s'il vous plaît? Monsieur et Madame de Chavigny. Monsieur et Madame de Chavigny. Merci. Merci, monsieur. Quel nom, s'il vous plaît? Mr. Chan et Filho. Mr. Chan et Fils. Ringrazio molto. Merci, monsieur. Bonsoir, mon commandant. Bonsoir. Bon commandant. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Joubert. Bonsoir. Oh, che splendida ragazza. Flatteur. Ah, io no. Oh, oh, excusez-moi. Oh, di niente. Ah, monsieur Charlie Chan. Jules Etienne Joubert, capo della polizia di Monaco. Onorato. Onore è vicendevole. Oh, umilmente presento figlio primogenito lì. Comment vous portez-vous? Oh, ma questo è francese, no? Ma, sì. Oh, come sei gentile. Je suis étonné, monsieur. Troppo gentile. Oh, mi scusi. Rendez-leur la monnaie, idiot. Se sono de grande dignité. Mi scusi, prego. Oh, vede, è un insulto. Faites comme je dis. Evite. Chiedo scusa, monsieur, ma io non sapevo. Questo è un omaggio. Sarete miei ospiti. No, ma... io insisto. A Monte Carlo la parola di Joubert è legge. Mi avete già fatto un grandissimo torto non avvertendomi prima. Nostra presenza non ha più importanza di goccia di pioggia in grossa nuvola. Oh, andiamo, andiamo, andiamo. Tutto il mondo conosce Charlie Chan, eh? No? Beh, ecco, io... vede? Oggi ho saputo che arrivavate a Monte Carlo. Naturalmente ero molto, molto ansioso di conoscervi. Così vi ho seguito dal vostro hotel al casino. Me voici, eccomi qua. Guardate con ammirazione questo capolavoro di casino. Forse gradireste giocare alla roulette e a chemin de fer, no? No. Sì, ascolta, mi è venuta un'ispirazione. La nostra stanza all'hotel di Nizza è la 125. Io ho 25 anni e oggi è il 25 di agosto e secondo il calendario cinese questo è l'anno 9325. 25 è anche somma che ti ho prestato settimana scorsa. Te la restituirò appena vinco, papà. Non potrò perdere alla roulette se giocherò il numero 25. Oh, forse li sbancherà con questo sistema. Lei lo crede? Chissà qual è il tavolo migliore. Per evitare panico in casino, suggerisco che tu cominci con piccola cifra. D'accordo, ci vediamo tra un po'. Allora, ora io e lei osserveremo questo tavolo, dove le fortune cambiano mano con, come on dit, un giro di carte. La napas. Mesdames, messieurs, la banque nous enchaîne. Qui prend la main? 50 000 francs. Personne ne dit mieux? La banque est adjugée à 50 000 francs. Marquez vos jeux, mesdames, messieurs. Banco. Le banco est fait. Rien de plus. Potrei averne 1000 di quelli. Io mi sento in vena. Glielo auguro. Punti pure, mademoiselle. Grazie. Ora assisterà ad uno scontro appassionante. L'uomo col banco è Paul Savarin, molto abile e molto ricco. L'altro invece è Victor Carnoff, il grande finanziere. Sono avversari sia in borsa che al casino. Carta, monsieur? No. Monsieur si sente sicuro? Credo di esserlo, sì. Non ha paura di pescare un 5. Lei confonde la cautela con la paura, monsieur Carnoff. Io valuto sia l'astuzia del mio avversario che la bravura della mia mano. Ah. Temo che lei rischi troppo, Savarin. Trovo sia più eccitante il rischio della prudenza. È sempre così. Il denaro non conta. Giocano solo per potersi insultare a vicenda. In contraddizione con vecchio detto, che parola non costa niente. Ah, molto saggio. Condivido. Faites vos jeux, mesdames. Faites vos jeux, messieurs. Faites vos jeux. Rien ne va plus. 7-4, noir, fer et face. Faites vos jeux, mesdames. Faites vos jeux, messieurs. Faites vos jeux. Faites vos jeux. Les jeux sont faits. Rien ne va plus. Pardon, madame Carnoff. Suo fratello vorrebbe vederla alba. Grazie. 17, noir, impair et mort. Faites vos jeux, mesdames. Faites vos jeux, messieurs. Faites vos jeux. Les jeux sont faits. Rien ne va plus.
tous, rouge et Raymond. Salve, Gordon. Victor ti ha vista entrare qui? Beh, no. Sta giocando a Chemin de Fer con Savarin. Che cosa c'è? Ho controllato i suoi titoli stasera. Mancano azioni per un valore di $25,000. Oh. Joan, li hai presi tu? Oh, no, no, io... Io non ne so proprio niente. Devi essere sincera con me. So che quei buoni ora ti fanno molto comodo. Pensi di poterli riavere stasera? Stasera? C'è un inviato della Banca di Parigi che sta aspettando a casa. Victor vende $1,000,000 di metallurgici. Questa volta distruggerà Savarin. Quanto tempo mi dai? Circa un'ora. Portameli direttamente a casa, poi me ne occuperò io. Coraggio. Su con la vita. Una carta? No, merci. È tutto pronto, Victor. Cosa? Oh, bene, bene. Salve, tesoro. Sarò con voi tra un momento. Devo incassare. Salve, Gordon. Ah, quanti soldi ha la signora? È una vera indecenza. La mia ricchezza è diventata un'attrazione. Anche la ragazza. Io farò un po' tardi stasera. Oh. Mi vuoi aspettare qui? Certo. Bene. La banca è aux enchères. Personne ne dit mieux. Allora, mesdames, messieurs, la banca è adjugée a 50 francs. Ho appena battuto Savarin per 5 mani di fila allo Chemin de Fer. Attento, caro, te li rivincerà domani. Domani gli farò perdere molto più di quanto non abbia mai puntato su un tavolo di casino. Prendi le tue cose, cara. Ti dispiace andare via da solo? Anche io sto vincendo molto stasera e vorrei sfruttare l'occasione. Come vuoi, cara, ci vediamo dopo. Andiamo, Gordon. Garçon, il mantello, prego. Oui, madame Carnot. Oh, papà, io non ho un centesimo in tasca. Gioisco che tu hai ancora onorevoli pantaloni. Così ora è anche lei un azionista del casino. Tradizione familiare. Venerabili antenati, una volta avuto molte azioni di casa di gioco. Oh, 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 me oui. Ah, io sono costernato che dobbiate partire così presto. Beh, vede, c'è un mio quadro all'esposizione di Parigi e dobbiamo essere lì per la mostra. Monsieur è un artista? Papà dice di sì, ma io non ne sono sicuro. Mi piace di più fare il detective che dipingere. Se quadri hanno tanta fantasia quanto il suo lavoro di detective, lui sarà Rembrandt cinese. Hotel Imperial, Treviso. Oui, madame. Un taxi. Ces gens sont mes amis. Si vous apportez le moindre retard à les conduire à Nice, vous entendrez parler de moi. Monsieur le commissaire, Maurice Patachon vous donne sa parole. Ils y seront en un clin d'œil. Bon, 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 bon. Tutto a posto. Se non vi farà arrivare alla stazione di Nizza in orario, fatemelo sapere, in modo che lo possa uccidere personalmente. La ringrazio molto. Arrivederci, messaggio. Arrivederci. Arrivederci, messaggio. Arrivederci. Espèce d'imbécile, c'est tout ce que vous pouvez faire de mieux? Un instant, monsieur le commissaire, un instant. Voilà. Au revoir, monsieur Joubert. Molte grazie. Bonne chance. Au revoir. Au revoir. Arrêtez comme danger public. Pardon, monsieur le commissaire, c'est l'essence. Ceux qui la vendent, ce sont des assassins, des bandits. Taisez-vous, pas d'histoire. Oui. Vous me prenez pour un imbécile? Oui. Quoi? Non, non. Bonne chance. Bon voyage. Au revoir.
Recipient, madame. Un benedictin, prego. Che cosa c'è, tesoro? Al, mi servono i titoli. Anche a me? Per questo me li hai dati, no? Ascolta, Victor trasferisce a Parigi i suoi titoli metallurgici stasera. Devo riaverli prima che se ne accorga. Spiacente, cara, ma non ti credo. Ancora due Bronx. Al, devi credermi. Ti rendi conto di cosa può succedere se se ne accorge? Sicuro, lascerebbe perdere, perché sei sua moglie. Niente da fare, baby. Senti, perché non bevi qualche cosa? Tieni, ti darò questo braccialetto. Vale più dei titoli. Non tocco mai i gioielli. Accetterei solo contanti. Ma dove vuoi che trovi tutti quei dollari stanotte? Niente da fare. Buonasera, monsieur Savarin. Ha chiamato qualcuno per me? Un moment, chiederò al centralino. Personne n'a appelé pour monsieur Savarin? Merci. Non ci sono stato chiamato. Grazie. Se avrò il contante domani, mi ridarai i titoli. Pensavo ti servissero stasera. Farò in modo di non farmi scoprire fino a domani. Ok. Sarò qui. Serie G 1, 8, 4, da 7 a 17. Giusto. J, 2, 2, 6, da 4 a 74. Corretto. Ciao, cara. Sei tornata presto. La fortuna ti ha abbandonata. Sarei dovuta uscire con te. Ho perduto tutto. Vedi, hai bisogno del mio sostegno morale. E finanziario. Ma hai da fare. Ora vado a letto. Quella roulette mi ha fatto venire un mal di testa. Va bene, cara. Riposati, io verrò tra un po'. Mi dispiace che ti sia andata male, John. Oh, non è così grave. K27552. Oh, Monsieur Carnoff, c'è un'interruzione nella serie. È vero. Guarda un po', Gordon. Qui mancano tre titoli. È strano. Allora controllo gli altri metallurgici che abbiamo in cassaforte. Forse sono tra quelli che non abbiamo ancora controllato, Renaud. Forse. R9, 1, 8, da 3 fino a 93. Corretto. Allora, Gordon, li hai trovati? Sì, sono qui. Devo averceli messi per sbaglio l'ultima volta che li ho controllati. E con questo abbiamo finito, vero? Oui, monsieur. Dico a Ludwig di preparare la macchina. Ecco la sua ricevuta. Oui, monsieur. I titoli vanno a Parigi stanotte. Oui. In aereo da Nizza. Puoi preparare la macchina, Ludwig. Bene, signore, subito. Dica a Rambulet che mi terrò in contatto con lui al telefono. Molto bene. Non voglio nessun intralcio, è chiaro? Arrivederci e buona fortuna. Merci. Vorrei vedere la faccia di Savarin quando sentirà le quotazioni di borsa domattina. Eh? Oh, sì, anch'io. Bene, qui tutto è a posto. Prenderò una boccata d'aria prima di andare a dormire. Buonanotte. Buonanotte. Edward! Fidèle Edward! Je ne vis que pour toi. J'achète le meilleur des essences! L'huile la plus pure! Et quand j'ai besoin de toi, tu m'abandonnes comme une vieille chaussette! È tutto inutile, papà. Dovremmo tornare indietro a piedi. Illustri antenati dicono che non puoi raggiungere destinazione se le volti le spalle. Ne perdez pas patience, monsieur. Cela ne durera qu'un instant. Je n'oserai pas affronter, monsieur le commissaire. Un momento, prego. Istruiscilo qua, c'è autista,
a seguire noi se ha fortuna a risolvere il suo problema. Si vu fe la automobile, nu vu marché. E nu monte avec la automobile. Comment? Que dites-vous? Je disais, si vous faites la automobile, vous nous marchez. Et nous montez avec la automobile. Je vous demande pardon, monsieur. Je n'entends pas très bien. J'ai de la poussière dans les oreilles. Que dites-vous? Quando avrà aggiustato l'auto, ci raggiunga. Oh! Je ne comprends pas. Prego. Azioni più efficaci di tuo francese. Sembra che non ci capisca. Francese molto difficile lingua. C'è un'altra auto laggiù, papà. Deve essere un incidente. O forse come nostro taxi è in sciopero. Qui non c'è nessuno. Contraddizione, prego. Guarda. Quell'altra auto. Forse vanno a cercare un dottore. Facciamo qualcosa intanto. No. Non toccare niente. Non serve, dottore. Questo è uomo ucciso. Cosa? Scommetto che è stato l'autista che poi è scappato con l'altra auto. È possibile. Nota accurato tentativo di cancellare orme. Ma perché l'autista avrebbe fatto una cosa simile? Lo sospetterebbero comunque. Forse non preoccupato per proprie impronte. Piccolo brillante indica presenza signora. Allora è semplice. I giornali francesi lo chiamerebbero un crimine passionale. La donna era probabilmente la moglie di quest'uomo o la sua amante. Ha incaricato l'autista di portarlo in questo posto isolato, lo hanno ucciso e se ne sono andati via. Smetti. Tue deduzioni. Auto si sta avvicinando a noi. Ehi! Fermi! Fermi! Vous, officier de la paix? Non importa, venite, c'è un problema, cioè c'è stato un omicidio da questa parte, qui vicino. Se pour l'étranger, on lui va avoir un accident. Oui, je crois qu'il va falloir les remorquer jusqu'au village. Questo è mio padre, Charlie Chan. Eravamo partiti per prendere il treno per Parigi quando abbiamo trovato quest'auto e l'uomo sul sedile posteriore. Abbiamo indagato e io ho... Mais un... Il suo agente! Il è morto, d'une balle dans la tête. Comment se fait-il que vous soyez là? Que savez-vous? Je vous dirai, nous marchons le long du chemin. Quand nous avons découvert l'auto, et tu es l'homme. Quoi? As-tu entendu cela? Mais ça semble impossible. Vous jurez de dire la vérité? C'est vrai. Au nom de la principauté de Monaco, je vous arrête pour meurtre. Suivez-nous. Tutto a posto, papà. Ho sistemato ogni cosa. Perché quei due agenti ci hanno arrestati? Gli ho detto chi siamo. Per fortuna, assassinio di lingua francese non è grave crimine. C'est incroyable, ce commissaire. Je les ai surpris en flagrant. Les gaillards ont résisté. Mais à la gloire de la police de Monaco, les voilà. Monsieur Chan. Molte scuse, ma trovo che ospitalità di Monte Carlo... difficile da evitare. Espèce d'imbécile, ce sont mes amis. Mais le plus jeune a confessé. Monsieur, che cosa ha detto alla gente? Beh, gli ho detto... Nous avons découvrir l'auto e tu es l'homme. Oh, monsieur Lee ha fatto un piccolo errore. Lei gli ha detto che avete trovato l'auto e che avete ucciso l'uomo. Ah.
In futuro devi ricordare che lingua spesso impicca uomo più in fretta di corda. Idio! Qu'attendez-vous? Ouvrez la porte tout de suite! Monsieur le commissaire! Oh, quelle chose! C'est une chose incroyable! C'est la fin du monde! Mi dispiace tanto! Papà, il treno per Parigi, dobbiamo sbrigarci! Treno partito da Nizza 20 minuti fa. Allora dovrete rimanere a Monte Carlo per la notte. No. Io insisto. Manderò a prendere il vostro bagaglio a Nizza e sarete miei ospiti qui all'Hotel Imperial nel migliore appartamento con acqua calda e fredda che funziona. Ma prima andiamo nel mio ufficio. Animal. Anche altra cosa. Non trovate impronte di questo chauffeur, ma in terra morbida, accanto auto, trovato questo. Una donna. Ora c'è un po' di vita in questo caso. Cherchez la femme. Alla base di ogni problema c'è sempre una donna. L'ho sempre detto anch'io, papà. C'est fantastique. Je ne peux pas y croire. Enfin, merci. Abbiamo identificato l'auto. Donnez-moi monsieur Victor Carnoff. Oui. E stesso gentiluomo visto in casino? Sfortunatamente sì. Oh, quel catastrofe. Écoutez, monsieur Chan. Mademoiselle Fifi Zaza denuncia la perdita di un cagnolino. Bien. A un dottore rubano l'orologio. Bien. Un barista tenta di rivendere dei titoli e in banca alzano le sopracciglia. Bien. Ma deve essere proprio nell'automobile del grande Carnoff che troviamo un uomo ucciso. Oh, so già che lui perderà le scarpe. Allô? Ah, bonsoir, monsieur Carnoff. Le faccio mille scuse. No, non stavo dormendo. Mi dica. Cosa? La mia auto? Dove? Ora lo chauffeur. Il suo nome e la sua descrizione, prego. Ah, sì. Oui, oui. E ora l'uomo ucciso sul sedile dell'auto. Come si chiamava? Quello era Renault, l'inviato della banca. Certo, certo. Per furto trasportava miei titoli per $1,000,000. $1,000,000? Sacrebleu. È un furto, évidemment. È chiaro come il naso sulla sua faccia. Pardon, monsieur, sulla mia faccia. Voyons, di che tipo erano? Metallurgici. Oui, oui. Oui, monsieur, je comprends. Monsieur Carnoff, mi dispiace chiederle di venire... Ah, non si scusi. Verrò senz'altro appena avrò telefonato ai miei banchieri a Parigi. Questa è la cosa più assurda che mi potesse accadere. Allô? Allô? Buonanotte, monsieur. Che cosa ha detto? Era molto irritato. Donnez l'ordre d'arrêter un chauffeur nommé Ludwig Kraus. 32 ans? Cheveux brun, taille moyenne. Oui. Ho ordinato di arrestare l'autista. Posso fare domanda, prego? Certo. Mr. Carnoff ha perduto azioni metallurgiche? Beh, sì. Osservi, prego. Bollettino di banca segnala quegli stessi titoli. Guarda, papà. Prego. Permetti a Monsieur Joubert di interpretare informazioni. È incredibile. Metallurgiche per un valore di $25,000 sono state offerte in vendita alla banca da Albert Rogers, barista presso l'Hotel Imperial. E banca le ha acquistate? Non ce lo hanno comunicato. Un barista potrebbe essere così ricco? No. Così gli dicono. Deve tornare domani. Mi sto confondendo. Presente caso come troppi cocktails, da brutto mal di testa. Forse barista può procurare buon rimedio. Bon, lo vedremo. Allons-y. Oh, un momento. Riconosci quella? È l'auto che abbiamo visto sul luogo del delitto. Sapristi. Müller, venez ici. Savez-vous qui est le propriétaire de cette voiture? Oui, monsieur, mademoiselle Evelyn Gray. Ah, la donna del caso. Surveillez cette voiture. Oui, commandant. Allons.
Mademoiselle Evelyn Gray è qui? Ora mi informa, monsieur Joubert. 319, s'il vous plaît. C'è qualche problema, monsieur? Vorrei anche parlare un momento in privato con il barman monsieur Rogers. Ma non è qui. Lui è fuori. Non andrà lontano. Trouvez Rogers, amenez-le-moi. Mademoiselle Gray non risponde, monsieur. La chiave della sua stanza, la prego. Ma monsieur, le assicuro che mademoiselle è molto rispettabile. Non ne dubito affatto. È solo sospettata di omicidio. Appartamento 319, monsieur. Merci. Buonasera, signori. Monsieur Savarel, mi scuso molto. Avrei dovuto aprire prima la porta. Non sapevo che foste così impaziente. Cercavamo la suite di Mademoiselle Gray. È questa. Evelyn, hai visite. Monsieur le chef de police e amici. Gentili. Accomodatevi. Merci, mademoiselle. Oh, mi scuso molto per questa intrusione. L'ho chiamata al telefono, ma non ho avuto risposta. Non ha squillato? Ha squillato. Un desiderio di privacy di solito porta ad un'irruzione della polizia? Adesso le spiego. Mademoiselle, l'auto bianca di fronte all'hotel è forse sua? Beh, sì, lo è. Spieghi per cortesia perché era sulla strada che porta a Nizza 2 ore fa. Sulla strada per Nizza? Lei deve sbagliarsi. Monsieur Joubert, è ufficiale questa indagine? Oui, monsieur. C'è stato un omicidio. L'inviato di una banca è stato ucciso mentre trasportava dei titoli. Sulla strada per Nizza. Dove l'auto di Mademoiselle Gray è stata vista da Monsieur Chan, sul luogo del delitto. Io credo sia in errore. È proprio la stessa auto, Miss Gray. Oh, questo è ridicolo. Miss Gray non è l'unica ad avere un'auto di quel tipo sulla riviera. Ma sono sicuro che... Mi scusi. Mio figlio lì ha fatto possibile errore in identificazione di auto. Mi scusi, prego. È suo questo bel bastone? Sì. Non mi dica che ha visto anche questo sul luogo del delitto. Questi strani graffi indicano che bastone forse era presente e usato per cancellare impronte. Mi dispiace deluderla, ma lei evidentemente non sa che uno dei piaceri di avere un bastone è quello di infilarlo nella terra umida o trascinarlo sulla ghiaia. Abitudine dilettevole, ma dannosa. Monsieur Savarin dice la verità. Io stesso conficco sempre il bastone nelle aiuole. Perdonate ignoranza, ma anche i signori qua in riviera amano simili passatempi? Non uso il bastone. Tacchi di bellissime scarpe denotano recente contatto con terra fresca. Prego, noti. Nel tacco c'era un brillantino che si è perso. Superbe, Monsieur Chan. Penso che forse potremo sistemare il tacco di Mademoiselle con quel brillantino che sta nel mio ufficio. E voilà, è tornato al suo posto. Forse memoria di circostanze ora rinfrescata? È vero, era la mia auto quella. Te l'avevo detto che c'era di mezzo una donna. Ora la prego, ci spieghi tutto. Ho lasciato il casino verso le 10 per fare un giro in auto prima di tornare per un appuntamento che avevo. Sulla strada per Nizza ho visto un incidente e mi sono fermata. C'era un uomo morto nell'auto. In quel momento ho visto due uomini che si avvicinavano e ho avuto paura. Pensavo fossero stati loro ad uccidere l'uomo e sono scappata via. Mi scusi, prego. Se creduto quei due sconosciuti assassini, perché lei si è fermata a cancellare sue impronte? Ma anche lo chauffeur può averlo fatto. Lei non era in auto con signorina? No. Quando è ritornata? È passata per il casinò? Io... No, sono andata direttamente in albergo dove ho incontrato per caso Monsieur Savarin. Ah, e perché non ha fatto un esposto alla polizia? Le ho consigliato io di non coinvolgersi, Monsieur Joubert. Il mio autista, Ludwig, è stato rintracciato? No, Monsieur Carnot. Che cosa ci fate qui? Stiamo cercando di convincere Monsieur Joubert che né Mademoiselle né io siamo dei criminali. Cosa c'entrano questi signori? Mademoiselle era sulla strada per Nizza quando è avvenuto il crimine. E Savarin era con lei. Ma lui non lo ammette. D'accordo.
ma aveva il migliore dei motivi per essere lì. La sua immaginazione è magnifica, Karnoff. Ora, se avete finito di parlare con Miss Gray, penso che dovreste lasciarci andare. Un momento, per favore. Appuntamento da lei non rispettato al casino. Con chi era, prego? Con Mr. Chase. È vero. La stavo aspettando quando Mr. Karnoff mi ha telefonato di incontrarlo qui. Le ho sentiti darsi appuntamento all'inizio della serata, ma dico io, cosa c'entra tutto questo con il... Prego, cominciando da principio, lei ha i numeri di serie dei titoli rubati? Sì. Certo. Questa è la ricevuta della banca, contiene la lista dei titoli. Merci. Chi, oltre vostra onorevole presenza, sa di spedizione titoli? Gordon, la mia segretaria, mia moglie e l'incaricato della banca. E naturalmente lo chauffeur, Ludwig. Ludwig, ma certo! Avete mai avuto dei sospetti su di lui? No, mai, nessun sospetto. Un momento. Ha telefonato a qualcuno prima di partire per Nizza con l'incaricato della banca. Ah, adesso comincia a venire fuori qualche cosa. Con chi stava parlando? Non lo so. Rintraccerò la chiamata. Allo? Mi risparmia il disturbo. Ludwig telefonò a me. A lei? Allora questo spiega tutto. Lei avrebbe fatto qualunque cosa per impedire che i miei titoli arrivassero a Parigi. La loro vendita lo avrebbe rovinato. Ma monsieur, calma, Ludwig calma. Era la spia e complice nell'assassinio di Renault. Karnoff, attento a ciò che dice. Monsieur Savarin. Io ammetto d'aver comprato informazioni, ma non organizzo amici. Calma, calma, calma. D'aver corrotto signor Ludwig. Ma sì, l'ho comprato la stessa cosa. Devo capire qualcosa. La smetto di confrontare, faccio il suo dovere. Uccide un uomo, mi rovina rubandomi $1,000,000 in titoli e lei non monsieur. L'arresta. Karnoff, l'avverto. Monsieur, io sono la polizia. Io solo farò delle accuse. Ora. Interruzione, prego. Titoli sono stati assicurati contro furto? Naturalmente. Se titoli assicurati, prego spiegare come loro furto può causare rovina. Merci, monsieur. È ovvio che Monsieur Karnoff ha le sue buone ragioni per allontanare i sospetti dalla sua persona. Sta cercando di accusare me? Non potete farmi questo, sono un cittadino americano. Ehi, cosa sta succedendo? Chi sarebbe il capo qui dentro? Sono io il capo. E succede soltanto che vogliamo interrogarla. Su cosa? Questo pomeriggio lei ha cercato di vendere in banca 3 titoli metallurgici. Ho la comunicazione qui. Questa sera l'inviato di Monsieur Karnoff è stato assassinato. E i titoli che trasportava sono stati rubati. E io cosa c'entro con tutto questo? Posso vedere il rapporto su quest'uomo? Per quale ragione ha cercato di vendere quei titoli oggi? Mi servivano i soldi. Ah, per fare magari un viaggetto. No, sto bene qui. Forse il signore può dire come ha acquisito titoli. Sono affari miei. Sono d'accordo. Dopotutto ha cercato di vendere i suoi titoli molto prima che i miei fossero rubati. Non potevano far parte della stessa partita. Confronto di numeri su denuncia di banca e su ricevuta di suo inviato può risultare interessante. Ah, vado a fuoco! Allons-y, venez ici! Apportez-le ici! Vite, vite! Par là, ici! Dépêchez-vous! Ancora, ancora! Ma qu'est-ce que vous faites? Allons, dégagez-vous! Ici, ici! Prossima volta compra pantaloni di amianto. C'est ça. Quel scandale. Quelle honte. Monsieur, se dovete gettare fiammiferi, gettateli nel posacenere. Ora, dove eravamo rimasti? A controllo di numeri dei titoli. Ah, sì, sì, sì. Sa per l'ippopetto, ma dov'è la ricevuta? È sparita! Come? Allora, chi ce l'ha? Mi perquisisca. Perquisirò tutti quanti. Un momento, prego. Inutile perquisire per ricevuta. Ovviamente fuoco appiccato per distruggerla. Non de non sa, allora non se fu de moi. Sì, allora, chi si dichiara colpevole? Lei sta perdendo tempo. Nessuno qui ammetterà niente. Trovate il mio autista Ludwig. Fate parlare lui. Allo? Ah, bon. Bien, merci. Ludwig è stato trovato. Bene, e allora interrogatelo. Questo Monsieur Karnoff è impossibile. Ludwig è stato trovato in una palude vicino al luogo del delitto. È morto. Thank you.
Pronto? Oh. Sì, sono sola. Hai combinato un bello scherzo, non c'è che dire. Al, mi dispiace. Io dovevo averli. Lo sai che ero nei guai. Ma non è possibile. Non ho tutti quei soldi qui. Ascolta bene, piccola balorda. Voglio la grana, è chiaro? Non mi importa dove la prendi, ma devo averla per mezzogiorno, altrimenti parlerò. Che cosa vuole? Un chiarimento circa quei titoli che aveva. Ho detto alla polizia tutto quello che... No, lei non ha detto niente. Le azioni che ha cercato di vendere erano quelle da me spedite. Mi sono ricordato i numeri quando ho letto quella lista. Ma che cosa dice? Perché non lo ha dichiarato allo sbirro, se n'è tanto sicuro? So io ciò che devo fare o no. Quando ho controllato la lista per la prima volta, quei titoli mancavano e dopo qualche minuto riapparvero molto convenientemente per qualcuno. Dove li ha presi? Li ho comprati. Lei mente. Chi glieli ha dati? Gliel'ho detto, li ho comprati. Perciò li ha ancora. D'accordo, li comprerò pagandoli il doppio di quello che valgono. Ma io non li ho qui. Forse questa è la prima verità che dice. E le consiglio di continuare così, Rogers, o potrebbe trovarsi in una situazione spiacevole. Ah, sì. E non sarei il solo. Potrei dire molte cose sgradevoli su di lei. Può darsi, ma non credo lo farà. Buonanotte. È un grande onore per l'hotel poterla ospitare, Monsieur Chan. L'imperiale è la dimora di tutte le persone famose che visitano Monte Carlo. Ringrazio molto. Monsieur Savarin vive qui da solo? Oui, monsieur, oui, da molto. È un grande gentiluomo. Già. Molto triste. Lui sospettato da polizia come criminale. Monsieur Savarin criminale? Oh, non è possibile. Condivido opinione. Mi aiuta a riabilitare nome di onorevole gentiluomo? Sono al suo servizio. Vorrei avere lista di sue telefonate di questa sera. Ah, lei deve trovare per lui l'alibi? Sì. Un momento, monsieur. Ecco le chiamate. Ne ha fatto due. La prima l'ho fatto io alle 8 per monsieur Savarin. Mi avevo detto di prenotargli un aereo da Nizza a Parigi. Qual è ora di partenza? Lui cambiò idea. La seconda l'ha fatta all'aeroporto di Nizza alle 9:30 per cancellare la prenotazione. Ringrazio molto. Buonanotte. Bonsoir, monsieur. Oh, ciao, papà. Che ore sono? Dove siamo? Oh, stiamo seguendo una pista. Sì, che porta a pigiama e letto. Un momento, prego. Puoi assistermi in richiesta di piatto di frittelle senza rischiare nostro arresto? Perché non prendi delle fragole alla panna con uovo e prosciutto, papà? È quello che prendo io. Prego. Preferisco frittelle. J'aurais fraise à la crème. Œuf au jambon. Il aura... waffles. S'il vous plaît, monsieur. Waffle. Je ne comprends pas. Prego. Immagine vale ancora 10.000 parole. Waffle, prego. Capito? Waffle. Ah, waffle. Ringrazio molto. Waffle? Beh, sono contento che abbia capito, una gran fame. Agitazione di ieri sera non ha avuto effetto neanche su appetito di signorina. Sai, papà, lei non ha mai spiegato niente su quelle impronte. La mia teoria è che lei è il barista al Rogers. Buongiorno, monsieur. Buongiorno. Oh, buongiorno, monsieur Joubert. Con questa uniforme non l'avevo riconosciuto. Oh, è un uniforme che indosso solo per le grandi occasioni. Come venire a trovare il suo papà. Ah, merci. Già fatta colazione? Sì, ma non me la sono goduta. Gli occhi per tutta la notte non mi si sono chiusi.
Mi sento molto depresso. Forse luce di sole porta soluzione. Noti, signorina mantiene appuntamento con ritardo di 10 ore. Purtroppo questa volta neanche la caccia alla donna è un piacere. La mia testa è piena di api. Bzz, bzz, bzz. Ho rimedio in valigia. Ricetta di antico dottore cinese. Prego, va a prendere. Subito, papà. La rimetterà a posto. Voilà. Guapè. Molto appetitoso. Ringrazio molto. Beh, papà, spero che ti godrai la colazione che hai tanto desiderato. Umilmente rimangio mie parole. La panna, prego. Su, tesoro, non sei di buona compagnia stamattina. Dopotutto, neanche per me la serata di ieri è stata piacevole. Non hai ancora parlato di Savarin. Ma ti ho detto cos'è successo. L'ho incontrato all'ingresso accidentalmente. Dai, Gordon, cos'hai? Io non ho niente. È Victor. È furioso che Ludwig abbia venduto informazioni a Savarin. Sì, me lo immagino. Sembra non fidarsi più di nessuno. E di te? Lui sa di noi due. Ma quando ti ha vista con Savarin ieri notte... Oh, è ridicolo. Ho cercato di dirglielo. Evelyn, promettimi che non vedrai Savarin mai più. Ma certo, sciocco. Non è niente per me. Ecco, ti senti meglio ora? Scusami, ma... non sopporto che qualcuno ti si avvicini. Oh, caro... certe volte sei proprio un bambino. Beh, non parliamone più, eh? Ok. Ci vediamo qui per un cocktail alle 5. D'accordo. Ora devo proprio andare. Sarà una mattinata piena per me. Victor sta cercando di stroncare Savarin tramite la borsa. Ciao. Ciao, tesoro. Avanti, li venda in gruppi di $10,000 e piazzi 5,000 Burma Timber sul mercato. Mi attenda un attimo. Oh, entra, Evelyn. Oh, non importa. Lei sa che non posso permettermi altre perdite, quindi faccia come le dico. Bene, si tenga in contatto con me e faccia qualsiasi cosa per tenere alto il mercato. Au revoir. Hai visto Gordon? Sì. E allora? Temo che quella fonte di informazioni non funzionerà d'ora in poi. Che vuoi dire? Karnoff ha dei sospetti su di me e Gordon è geloso di te. Non avremmo dovuto farci vedere insieme in pubblico. Come va la borsa? Male. La compagnia di assicurazioni ha rimborsato subito Karnoff per la sua perdita. Il furto non lo ha danneggiato affatto. Devo fare qualcosa. Lo devo fermare. Hai già fatto tutto il possibile. Un momento. Ieri sera ho visto Madame Karnoff nel bar qui sotto, da sola. Stava parlando molto confidenzialmente con quel Rogers, il barman. Quel tipaccio che la polizia ha coinvolto nell'inchiesta. Tu credi che... Può darsi. E noi lo accerteremo.
Se solo sapessi di cosa stavano parlando. Forse lo potrei scoprire. Bene. Rogers probabilmente ha già preso servizio. Salve. Cosa prende? Qualcosa di forte. Sono ancora scossa dopo quella riunione di ieri sera. Ah, non si lasci innervosire. Lei non ha avuto paura di loro? Terribile il modo col quale cercavano di coinvolgerla. Non c'è niente contro di me. Ma potrei dire molte, molte cose se volessi. Mi scusi. Pronto? Ah, sei tu. Sì, ti stavo aspettando. Sì. Sì. Prima è meglio. Sì, ok. Primogenito lì, per antico rimedio di mal di testa, evidentemente è andato a Don Luca. Oh, non si preoccupi. Probabilmente si è dimenticato di tornare. Quando ero giovane anch'io dimenticavo, specialmente se dovevo incontrare una ragazza. Se si viene da Rivedenisa, l'instant. Ah, bon, merci. Queste sono le informazioni che ho richiesto ieri sera. Le prime si riferiscono a Mademoiselle Evelyn Gray, age 24, né a Londra, célibataire. Molto spiacente, ma non posso risolvere il mistero in lingua francese. Oh, pardon, farò la traduzione. 24 anni, nata a Londra, nubile, occupazione mannequin. Licenziata in aprile. Da allora vive lussuosamente a Monte Carlo, con stranissime incombenze. Forse titoli rubati aiutano a pagare hotel. Lei ha detto giusto. Ah, qui abbiamo Monsieur Rogers, il barista. 35 anni, nato a Chicago. Arrestato due volte per piccoli reati. Nessuna condanna. Occupazione, ballerino. Apparso nei teatri francesi nel 1936. Da allora ha fatto il barman a Vichy e a Monte Carlo. Molto sospetto. Topo ladro attacca, leone milionario. Ah, ma forse il topo ha preso l'abitudine di bere troppi cocktail, se non ha più paura del leone. È possibile. Comunque sia, noi investigheremo. Ah, ascolti. Alle 8 di questa mattina, Madame Carnoff porta dei gioielli al Banco dei Pegni di Nizza e ricava 750.000 franchi. In valuta americana, quant'è, prego? 25.000 dollari. Molto strano. Stessa cifra che Barman chiede per titoli. Ah, crede che sia una coincidenza? Può darsi. Adesso non riesco più a capirci niente. La signora ha un marito ricco, ma non ha soldi. Il barman non ha soldi, ma ha dei titoli di valore. Qual è la risposta? Quesito è chiave di porta di verità. Eh? Oh, mais oui! Andiamo a parlare col barman. Ehi, lei, venga qui. Dov'è Monsieur Rogers? È uscito 10 minuti fa, dopo aver ricevuto una telefonata. Mi dia il telefono. Rintraccerò la chiamata. Allô? Donnez-moi la surveillance. Ici, Monsieur Joubert, chef de police. Je désire savoir qui a appelé Monsieur Albert Rogers all'hôtel impériale il y a 10 minutes. Lei non ha sentito dove andava Monsieur Rogers? Sì, al suo hotel. Altre persone presenti quando lui ha ricevuto telefonata? Beh, sì, ma non le conosco, a parte Miss Gray, che è nostra cliente. Ringrazio molto. Ah, bon, merci. Quella telefonata veniva da... Casa di Mr. Carnoff? Oui, Monsieur Chan, e si incontrano all'hotel di Monsieur Rogers, sì o no? Forse ora prendiamo leone in trappola da topo.
o leonessa? Lo vedremo. Allons. Ma regardez. Beh, agente, io sono una specie di detective e lì c'è un uomo che sto seguendo. Silence! Je vous arrête pour infraction. Marchez. Guardi che si sta sbagliando, posso spiegare tutto. Silence! È la trappola. È morto. Proiettile entrato in base di cranio. Corpo ancora caldo. Perquisirò la camera. Ah, faceva i bagagli. Per la fuga, certo. Tonnerre de Dieu, Monsieur Chan. Le azioni metallurgiche. La spedizione rubata. $1,000,000. Ah, adesso è tutto chiaro. Il barman ruba le azioni, commette il crimine e scappa immediatamente. Sa che non può sfuggire alla morsa che la polizia ha stretto intorno a Monte Carlo. E che cosa fa? Con la sua pistola punta qui e si suicida. Voilà, ora il caso è chiuso. Contraddizione, prego. Caso non è chiuso. Caso è aperto. Come? Noti? Proiettile entrato da lato sinistro. Sì. Anche arma è sul lato sinistro. Sì. Però posizione di tazza e teiera indica vittima usa mano destra. Ho capito. Ovviamente chi non è mancino non può commettere un suicidio con la sinistra. Mon Dieu, Monsieur Chan, ma allora il ladro era qui. Certo che era qui, ladro. E mette l'arma e le azioni su uomo morto che non può difendersi. Osservi. Sedia è stata rovesciata in lotta per evitare morte. A me doveva capitare un fatto del genere. Per 25 anni non c'è stato un omicidio a Monte Carlo. Ora tre persone vengono uccise. Pif, paf, puff, d'amblé. E je suis dans la merde. Interessante sapere identità di persona che ha telefonato a Mr. Rogers. Dirò ai miei uomini di fotografare la camera e di rimuovere il corpo. Poi andremo alla villa di Carnoff e faremo delle indagini. Umilmente suggerisco che Mr. Savarin e Miss Gray siano presenti. Spero che non siano morti anche loro. Presto non ci rimarranno più sospettati. Un momento. Guardi. I miei uomini le hanno detto di venire qui. I suoi uomini? No, sono venuta con Monsieur Savarin. Savarin? E dove ora? In casa con Monsieur Carnot. Oh, sei terribile. Andiamo, non c'è tempo da perdere. Basta così, Savarin. Ora si scusi per quello che ha detto a mia moglie, ha capito? Lei sta bene, Monsieur Carnot? Certo che sto bene. Che cosa vuole? Parlare, Monsieur, con sua moglie.
Può fare a me qualsiasi domanda abbia in mente. Mia moglie non sa niente circa ieri sera. Purtroppo è necessario interrogare signora circa oggi. Pardon, madame, ma perché questa mattina ha fissato un appuntamento per incontrare Monsieur Albert Rogers nel suo hotel? Attento, Joubert, la sua insinuazione è un insulto. Verità non può essere insulto. Sfortunatamente, rintracciata sua telefonata. Ma... Abbiamo anche informazioni su un certo banco di pegni. È negare è inutile. Sì, immagino che lo sia. Sono andata al banco dei pegni per ottenere soldi per Al Rogers. Lui mi ricattava, ormai da mesi. Vuole spiegare natura di spada su sua testa? Io ho sposato Al Rogers 7 anni fa. Fu un terribile errore, ci separammo. E io ne persi le tracce. Ma alcuni anni dopo seppi che aveva ottenuto il divorzio. Non capii che era una menzogna finché lui mi trovò e prese a minacciarmi. Sta tranquilla, cara. Ora mia moglie non ha altro da dire. No, Victor, voglio continuare. Giorni fa Rogers mi chiese più di quanto non avessi. Così io ho preso 3 titoli metallurgici di mio marito dalla cassaforte. Poi Gordon, mio fratello, mi ha detto che quelli erano i titoli che avrebbero inviato a Parigi. Avevo paura che Victor scoprisse cosa avevo fatto. Ho cercato di riaverli da Rogers ieri sera, ma lui ha rifiutato. Così li ho rubati dalla sua stanza. Lui naturalmente se n'è accorto e mi ha dato tempo fino a mezzogiorno per restituirglieli. Lei ha dato a Mr. Rogers soldi questa mattina? No, io sono andata al suo hotel, ma lui... Papà! Papà! Ho trovato l'assassino, è Rogers, il barman. L'ho seguito, l'ho visto fare le valigie. Sta per lasciare la città, se fa presto può ancora prenderlo. Sfortunatamente Mr. Rogers è già partito per lungo viaggio. È scappato. Lui è stato ucciso. Cosa? Roger è... Oh, Victor. E voi tutti, non guardatemi così. Non l'ho ucciso io, ve lo giuro. Era già morto quando sono arrivata. Aveva lottato. La camera era in disordine. È possibile, madame, che sia stata una donna a farlo. Lei si sottomette al suo ricatto, ma teme che continui, che lui le chieda sempre di più. Ma c'è un modo per chiudergli la bocca per sempre. Pezzo d'idiota, lei non avrebbe potuto commettere quell'assassinio. Perché ne è così certo? A meno che non sia stato lei. Se avesse scoperto lo scandalo, avrebbe avuto un motivo. Lei è pazzo. Rogers l'ho visto solo una volta ed è stato ieri sera nel suo ufficio. Contraddizione, prego. Il portiere di hotel, di sfortunato barman, testimonia che lei ha visitato Rogers ieri sera dopo inchiesta e l'ufficio di polizia. È vero. È vero, lo ammetto. Ma oggi non sono uscito da questa casa. Ecco Gordon, il mio segretario. Lui lo confermerà. Sì, certo. Monsieur Carnoff ha fatto colazione con me. Sono rimasto con lui fino alle 10, poi sono andato... E Rogers fu ucciso tra le 10 e le 11. A quell'ora Monsieur Savareng e io stavamo facendo una conversazione molto interessante in questa stanza. E questo mi fa ricordare una cosa. Per quale motivo lei è venuto qui oggi? Non credo di doverle rispondere. A molte cose dovrà rispondere. Le ho già fatto un resoconto dei miei spostamenti. Correzione, prego. Spieghi perché ieri sera alle 8 ha telefonato a Nizza per fissare aereo privato per Parigi. E perché alle 9:30, poco dopo gli omicidi, ha fatto una seconda telefonata per cancellare la prenotazione dell'aereo? Semplice. Dopo la telefonata di Ludwig ho deciso di andare a Parigi per contrastare il piano di Carnoff. Stavo andando all'aeroporto quando ho visto la sua auto con un uomo morto dentro. Ho pensato che avrebbero potuto sospettare di me se avessi lasciato Monte Carlo. Così sono tornato e ho rinunciato all'aereo. Perché non ha detto la verità ieri sera? Se avessi ammesso di essere stato sulla strada per Nizza, lei probabilmente mi avrebbe arrestato. Scusi, prego. Lei è partito per Nizza da solo? No. Mademoiselle Gray mi ha dato un passaggio. Ha un'auto molto veloce e io avevo fretta. Allora non è vero che l'ha incontrato per caso? Oh, ti prego, Gordon, posso spiegare? No, non c'è tempo per litigi di fidanzati. La sua automobile, mademoiselle, mi interessa molto. 6 mesi fa era una povera mannequin in un negozio di Londra. Eppure oggi possiede un'auto di lusso che vale una piccola fortuna. Che cosa cerca di insinuare? Non ha alcun reddito, eppure ha gioielli, pellicce, automobile. Posso ricordarle, mademoiselle, che non ci sono alberi di Natale a Monte Carlo. Oh. Sembrerebbe che il costo delle pellicce di mademoiselle sia più importante per la polizia e Monsieur Chan della cattura di un assassino e del ritrovamento dei titoli di Monsieur Carnot. Ah, scusi per scarsa memoria. Lì, prego, fa portare prova da onorevole poliziotto fuori in auto. Subito.
Spero che questa prova sia più importante delle stupide domande di Joubert. Monsieur, io esigo le sue scuse. Ed io esigo che lei faccia venire da Parigi qualcuno capace di occuparsi di questo caso. Ecco qui, papà. Ma questa è la mia borsa. Dove erano i titoli? E dove sono ancora? Ma dove l'ha trovata? In camera di barman assassinato. Lì, tu chiusa a chiave? No, era chiusa quando l'ho presa. Molte scuse. Possiamo aprire? Ma certo. Gordon, dammi la chiave. Finale spedizione era di $1,000,000? Beh, sì. Spiacente di deludere, ma noi controllato quando venuti qui, 200,000 mancano ancora. Questo non lo capisco. Controllali anche tu, Gordon. Forse c'è un errore. È possibile. Ma se controllo di segretario conferma, suggerisco guardare in cassaforte. Dove vuole arrivare lei? Ciò che manca, forse messo in cassaforte da assassino, che ha anche messo borsa in stanza di sfortunato. Cioè, l'avevo. Detti la mia Renault, il portavalori. Senza dubbio la chiave che abbiamo trovato nella sua borsa. Allora, solo voi due possedete chiavi? Beh, sì, penso di sì. Allora lei è assassino. Ma è matto. Ladro comune, forza serratura o tagliacuoio per aprire. Lei ha fatto sbaglio. Quando ha lasciata borsa in camera di Mr. Rogers, lei è aperta con chiave. Questo non prova niente. Chiunque può aprire quella serratura con una forcina. Impossibile anche aprire con forcina cassaforte e mettere titoli. Perché avrei dovuto farlo? Se avessi preso i titoli, li avrei venduti. Non se titoli rubati per impedire scoperta di precedente furto. Mistero dei lussi costosi di signorina ora è risolto. Mesi fa, lei ha rubato titoli da cassaforte di padrone per comprare affetto di Mankin. Ieri sera, quando ho sentito pericolo di scoperta, lei commette delitti. Poi mette in cassaforte abbastanza titoli per nascondere precedenti furti. Oggi lei è andato a Hotel Regal, messa borsa in camera di Mr. Rogers, e poi ha ucciso lui quando è rientrato inaspettatamente e trovato lei. Io non l'ho fatto. Ve lo giuro, io non l'ho fatto. Sono stati uccisi con la stessa arma. Rogers è stato ucciso con una pistola diversa. La ringrazio molto. Solo polizia e assassino sanno questo. Gordon, non lo hai fatto. Non potevi. Sì, sono stato io. Per una sgualdrina. Ho rubato per te. Ti facevo dei regali perché volevo che tu fossi la più bella di tutte. E tu mi hai fatto credere che mi amavi. Savarin, ecco chi ami veramente. Mi stavi solo usando. Mi usavi per avere informazioni per lui e per ridere alle mie spalle. Ma un giorno ci sarà la rivincita. E sarà il mio turno di ridere.
Arrêtez-le! Arrêtez-moi cet homme! Per sfortunato giovane, forse è meglio così. Oui. Mademoiselle Grey, il Principato di Monaco non ha accuse contro di lei, ma visto il suo coinvolgimento in questo caso, lei deve lasciare Monte Carlo entro 24 ore. Capisco. Evelyn, posso fare qualcosa? Ah, sì, Monsieur Savarin, una cosa. Suggerirei che lei accompagnasse Mademoiselle quando lascerà Monte Carlo. Il viaggio sarà più piacevole se lo farete insieme. Da chi? Bene, ora che suo padre ha vinto qui a Monte Carlo, immagino che lei vincerà il Gran Premio dell'Esposizione di Parigi. Sarò di fronte a grande mistero se premio dato a quadro di mio erede. Oh, dai, papà, non è poi così brutto. Ehi, questo è lo stesso taxi che abbiamo preso ieri sera. Monsieur, pourquoi ne pas laisser cette vieille voiture au garage? Mais monsieur le commissaire, maintenant, c'est une merveille. J'ai une nouvelle bougie. Garantisce che ha le candele nuove. Nuove candele su auto, uguali a pulci su cagnolino, rendono entrambi molto attivi. Mi auguro che sia così. È col pianto nel cuore che dico au revoir, mio caro amico. Merci, ringrazio molto. Goodbye. Merci, monsieur. Au revoir, monsieur Joubert. Arrivederci, monsieur. À la gare de Nice, et cette fois pas de pas. Bonne chance!